Pace e bene a tutti. Viviamo questa nuova giornata accompagnati dalla preghiera e dall'intercessione di San Giovanni Maria Vianney, o meglio conosciuto come il curato d'Ars, patrono dei parroci. A lui affidiamo tutti i nostri parroci perché sul suo esempio dedichino la loro vita per guadagnare a Cristo i fratelli e godere insieme con loro la gioia senza fine. Accogliamo la parola del Vangelo. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni, il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Che mistero questo Pietro, che dopo avere meravigliosamente proclamato la fede in Gesù con quella stupenda espressione: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente», subito dopo ne reclama l'identità fatta a sua immagine e somiglianza, sconsigliando addirittura al Signore di scegliere la strada della croce. Pietro prima confessa, ma poi viene sconfessato da Gesù fino al punto di sentirsi definire Satana perché non pensa secondo Dio, ma secondo la logica umana. Pietro è l'immagine del percorso di noi cristiani che professiamo la fede a parole, ma anche la sconfessiamo nella pratica e nella prova.
La nostra fede è fatta di alti e di bassi, di su e di giù. Non è una realtà fissa, ma una continua chiamata a vivere nella vita quello che professiamo a parole, a continuare a scegliere quello che abbiamo scelto. E la tentazione di seguire la logica e interesse umano, evitando tutto quello che potrebbe far sorgere croci e difficoltà nella nostra vita, è una reale, concreta possibilità con la quale dobbiamo misurarci. Con questi suoi alti e bassi, Pietro è chiamato ad essere roccia per la Chiesa e per l'uomo e diventa modello per noi credenti che siamo chiamati a diventare roccia e chiave, roccia che dà appoggio, sicurezza, stabilità al fratello e alla sorella che ci sono affidati, chiave che apre le porte belle di Dio, di un regno dove la vita fiorisca. Cari fratelli e sorelle, lasciamoci sedurre da Cristo anche in questa nuova giornata per vivere afferrati da Lui la meravigliosa avventura della fede. Vi saluto con un affettuoso abbraccio e di tutto cuore vi dono la benedizione di Dio Onnipotente che è Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona giornata.